Secondo pari consecutivo per il Messina, finisce 1-1 a Santa Croce sull'Arno contro il Tutto Cuoio. Non basta il vantaggio di Chiaria nel corso del primo tempo alla squadra di Catalano per centrare il primo successo. Ci sono sorprese rispetto alle attese nel primo 11 con la conferma dei giovani Parachi e Guerriera, probabilmente per riuscire comunque a entrare nei parametri dei dividendi della legge Melandri, visto che la media della squadra è sotto i 24 anni. Il primo fulmine arriva con Ferretti che si fa a largo al quinto ai danni di Guerriera, forse con un fallo, poi calcia e Lago Marsini para in due tempi. La risposta del Messina nel calcio di Guadalupi che si gira bene contro Balde, il suo destro però è alto di poco. È una buona fase per la manovra toscana, ma è il Messina a passare in vantaggio. Siamo al 24esimo, Bolzan fa un calcetto in avanti in maniera quasi rugbistica, segue il pallone, cross, Guadalupi sfiora e Chiaria in spaccata fa gol. 24esimo minuto, Messina dunque in vantaggio. 11 minuti più tardi, ancora Chiaria pericoloso, prova il colpo a giro addirittura in pallonetto ma non trova lo specchio della porta. L'ultima azione del primo tempo è con Balde che lancia per Ferretti, bello lo stop di petto e la girata rapida con il destro, la palla sfiora l'incrocio dei pali. Nella ripresa, dopo solo un minuto il cambio, Chiaria probabilmente proprio sull'azione del gol si era fatto male, ha resistito per tutto il resto del primo tempo, poi esce per Corona. All'11esimo arriva il gol che deciderà di fatto il risultato conclusivo, c'è il traversone a destra di Ardia, poi Ferretti e Silvestri che si disturbano favorendo al volo del neo entrato Filadelfio Carroccio, scuola regina. Al 15esimo il doppio cambio con Ferreira e Gherardi per i più giovani, Guerriera e Parachi. Al 23esimo Salzano ci prova senza forza e direzione facile Lago Marsini, situazione simile un minuto più tardi quando Ferreira converge da sinistra col destro ma il tiro è parato da Bacci. 26esimo minuto, Balde di testa schiaccia alta la punizione di Salzano ed infine al 33esimo minuto di testa Cherillo alza il traversone di Giuseppe. Dunque rimandato al prossimo match, quello interno con l'Arzanese, l'appuntamento per il Messina con i primi 3 punti di questo campionato. Thank you.